La sentenza della Cassazione su Silvio Berlusconi non era scontata, benché fosse l'unica sentenza giusta, perché sarebbe stato assolutamente indecente rimettere in discussione la condanna di primo grado e di appello, viste le prove schiaccianti sulla colpevolezza di Berlusconi. Lo stesso avvocato Coppi in Cassazione ha dovuto riconoscere che la frode fiscale c'era, anche se ha cercato di derubricarla a una sorta di svista. Una frode fiscale ciclopica, e pensare che sia stata architettata a insaputa di Berlusconi è come credere alla Befana. Berlusconi è il padre padrone del suo partito, figuriamoci se non è il padre padrone della sua azienda. Nella sua azienda non muove foglia che Berlusconi non voglia. Enzo Biagi, dopo averli intervistato, ebbe a dire: Berlusconi fa tutto lui, se avesse le tette farebbe anche la presentatrice delle sue televisioni. E oltretutto non c'è solo la logica che ci dice che le cose stavano così, ci sono anche inoppugnabili prove documentali, mail scambiate tra dirigenti che partecipavano all'organizzazione di quella frode fiscale voluta da Berlusconi. Quindi Berlusconi è, dalle 17:40 di giovedì, un criminale patentato. Ha avuto la stessa condanna che ha avuto Al Capone. Anche Al Capone è stato condannato solo per evasione fiscale. Il problema è oggi come sia ancora pensabile rimanere al governo con un criminale. Lascia esterrefatti che nel PD ci si interroghi su questo tema, quando in qualsiasi altro paese d'Occidente Berlusconi sarebbe già scomparso dalla scena, politica e si sarebbe voltato pagina. Si tratta quindi da parte dei cittadini di mobilitarsi per fare quello che purtroppo il PD ancora non ha fatto. Anzi, il PD sembra intenzionato a continuare a proporre insieme a Berlusconi e i suoi una modifica della Costituzione. La chiamano riforma. In realtà alcune modifiche sarebbero necessarie alla Costituzione, ma per renderla più coerente con i valori di fondo di giustizia e libertà che la informano. Per esempio, l'articolo 7 della Costituzione sarebbe da abrogare, ma la volontà dei cosiddetti nuovi padri della Costituzione è invece quella di colpire al cuore proprio quei valori di giustizia e libertà. Per questo è nata una petizione sul sito del Fatto Quotidiano in difesa della Costituzione, ha superato le 200.000 firme, ha l'ambizione e l'obiettivo folle di mezzo milione di firme. Io conto su ciascuno di voi perché durante quest'estate tale obiettivo venga raggiunto e perché insieme a tante organizzazioni si possa promuovere fin da ora una grande manifestazione nazionale a Roma, in Piazza San Giovanni, per l'ultimo sabato di settembre. Penso alle organizzazioni alla cui testa sono Maurizio Landini, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, Marco Revelli. Credo che questa mobilitazione sia necessaria, sia sentita da tantissimi cittadini come un'esigenza inderogabile, debba rilanciare i valori della Costituzione non come semplice difesa, ma come volontà che vengano realizzati e attuati e ponga fine a un intero periodo storico e imponga attraverso
l'azione democratica dei cittadini di voltare pagina a un ceto politico che sembra rimanere sordo. Grazie a tutti, il nostro impegno continua anche durante questa pausa estiva. Finché c'è lotta, c'è speranza.